una storia mai raccontata e come se non fosse mai avvenuta. Parola di Luca Parmitano, astronauta italiano in forza all'Agenzia Spaziale Europea, rientrato sulla Terra lo scorso 6 febbraio dopo aver trascorso 201 giorni in orbita con la missione Beyond. Una missione da record. Parmitano, classe 1976, siciliano di Paternò, colonnello dell'aeronautica militare, è stato il primo italiano a diventare comandante sulla Stazione Spaziale Internazionale e a condurre da leader un'attività extraveicolare. Il primo a lavorare alla riparazione di uno strumento, lo spettrometro AMS-02, non progettato per interventi nello spazio. Durante la missione Beyond, Parmitano ha viaggiato per 136 milioni di chilometri, compiendo a bordo della stazione 3.216 orbite. Considerando anche la missione di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana, Volare, di cui Parmitano fu protagonista nel 2013, l'astronauta ha trascorso in orbita 367 giorni. Dell'esperienza nello spazio, Parmitano vuole raccontare tanto, tutto quello che può essere utile a migliorare la vita sulla Terra. Dopo l'atterraggio in Kazakistan, il trasferimento nel centro ESA di Colonia, in Germania, da cui ha tenuto una conferenza stampa che segna i capisaldi del suo insegnamento extraterrestre. Tra il pubblico ad ascoltarlo anche l'astronauta Samantha Cristoforetti. Credo che quello che resterà di questo retaggio è la sensazione che è possibile, quando abbiamo dei grandi ideali, dei grandi obiettivi, unire la gente. Gente che sulla Terra, soprattutto in questo periodo, sembra essere molto polarizzata e separata. Quando la unisci in un grande sogno, in un grande obiettivo, puoi davvero realizzare grandi cose. L'obiettivo più prossimo è quello di tutelare la Terra da cambiamenti climatici, intervenendo sui comportamenti dell'uomo. Un tema questo che sta molto a cuore a Parmitano. Guardare la Terra dalla cupola della Stazione Spaziale Internazionale ha rafforzato le sue convinzioni. Le nuvole sono il respiro, si muove il respiro, le nuvole si muove con il vento, con le correnti, l'acqua dei fiumi, dei laghi e degli oceani, è il sangue, e ci sono anche da 440 chilometri, vediamo questi movimenti, sembrano fermi, ma con uno sguardo attento da lontano si vede questo respiro, questo moto interno della Terra. Ne vediamo la fragilità perché l'atmosfera è davvero sottile e siamo soli 400 km di distanza, non siamo così lontani ed è già così sottile, così fragile. La bellezza della natura che si ribella e nella sua capacità devastante di farci sentire piccoli può far paura. Nei 7 mesi in orbita abbiamo assistito a uragani di intensità mai vista prima. Abbiamo visto l'uragano, abbiamo visto gli effetti dell'uragano sulle Bahamas, su Porto Rico, gli effetti degli allagamenti. Abbiamo visto fuochi bruciare nelle foreste amazzoniche, in Africa, i bushfires in Australia. Ho iniziato a fotografare i fuochi in Australia a settembre e dopodiché se ne continuava a parlare a gennaio. Quattro mesi di fuochi continui, un intero continente color rosso, coperto di polvere, di cenere, visibile per centinaia di chilometri, forse migliaia, difficile capire la scala. Questa fragilità così evidente ha l'effetto di farci pensare a qual è l'elemento più fragile di tutto questo. Mi hanno fatto questa domanda al COP, al Movimento delle Nazioni Unite per l'ambiente. Mi hanno fatto questa domanda: qual è la cosa più fragile della Terra? Era una domanda che non mi aspettavo, io non amo prepararmi le risposte comunque. In quel momento la mia risposta è stata: la cosa più fragile siamo noi, perché la vita continuerà ben oltre la capacità dell'uomo di sopravvivere ai danni che stiamo facendo. Il nostro universo, l'universo fisico nel quale noi viviamo adesso, è predisposto alla creazione della vita, alla continuazione della vita. Proprio la vita è perfettamente allineata con i principi fisici che regolano il nostro universo, in particolare il principio, la seconda legge della termodinamica, l'entropia.
la vita è entropica, quindi continuerà. Ma non è detto che ci sia l'uomo dentro questo sistema. Allora, se vogliamo fare qualcosa per preservare l'elemento più fragile che siamo noi, è il momento di agire. Luca Parmitano trascorrerà alcune settimane di riabilitazione alla vita sulla Terra a Colonia. Ci vorrà ancora qualche giorno perché possa tornare a sentirsi a suo agio con la gravità, mentre potrebbe servire anche un mese e mezzo prima che possa tornare a camminare e ad allenarsi senza disagi. Nel frattempo, il lavoro scientifico continua. Non solo vengono analizzati a terra i dati degli esperimenti effettuati durante la missione Beyond, ma il corpo stesso degli astronauti ad essere un esperimento a sua volta tenuto sotto stretta osservazione.